Vabbè, sono tutti bastardi. La foto non l'hai fatta, però. Vabbè, la facciamo dopo. Il bisello, oggi facciamo il nuovo liquido di G-Spot. Come si chiama? Bubba. Ma no, Boogeyman. Boogeyman. Quindi Boogeyman, cosa abbiamo in questo Boogeyman? Abbiamo caffè e caramello salato, un altro cremoso della linea G-Spot, arrivato recentemente, fresco fresco, classico formato aroma da 20 ml, e lo diluite come volete, gli mettete la nicotina se volete, io non gliel'ho messa. Quindi? Vi ricordo che lui è pulito e io pure, siamo puliti, quindi possiamo stare senza mascherina. Senza smascheriamo. All'olfatto io sento bene la presenza del caramello e la nota tostata di caffè. Mga! È la prima volta che lo sento io, Cioccolato c'è anche? No, caffè e caramello salato, basta. Due aromi semplicissimi. Vabbè, per me sembra buono. Tempo di maturazione, 48 ore. Pronti. Dopo due giorni è già bello che... Proviamo. Tiralo te perché c'ho il tip. Allora. Vai te. Io ho fatto un po' di prove, l'ho messo un po' dappertutto. Faccio diciamo due che... prove. Diciamo che in cloud si sente molto presente la nota del caramello e rimane poi in bocca il sapore del caffè, almeno per come l'ho provato io. In che flavor qua sul profile, cremoso e bilanciato, quindi si sente bene la nota del caffè e bene la nota del caramello cremoso. Il salato non lo percepisco molto, ma magari è un problema mio. Non l'ho provato di guancia perché sinceramente non... La guancia no, dai. Non mi sembrava il caso. Intanto ti piace che tu ce l'hai già da un po'. Io gli do già un bel voto 10. Da 10? Per me è un 10, allora, perché questa qua è un'altra bomba di quelle giuste di Antonio Dendi. È un'altra bomba. Io gliel'avevo già detto, lui mi fa: ma no, aspetta che vedrai, lo devi provare. No, il caramello è una bomba. Tanto c'è Nello che chiama. Vabbè. Allora metto il tip mio, Allora. È buono, ma è buono perché? Perché il caffè non è troppo presente e non è poco presente. Minchia. È caffè. Minchia. È caffè. Minchia. Buono. E il caramello è in dose giusta. Addolcisce, ma non appesantisce il liquido. Quando non parla. Caffè buonissimo. Caffè buono. Caffè. Sembra un caffè con... Sembra. Quando finisci, quando avete poco caffè alla fine e ancora un po' di zucchero, che lo prendete col cucchiaino. La parte finale della tazzina di caffè con lo zucchero che rimane ancora dolce duro. E zuccherato. Buono. Ma è fantastico questo. Beh, questo è buonissimo. Dobbiamo metterlo lì. Bisognerebbe sentire anche il Nello. Ma Nello cosa ne oggi, pensa? Oggi non c'è Nello. non c'è. Oh, se per me è 10 e lo metto nella lavagnetta insieme agli altri due. Per me è spettacolare. Anche perché non ti stufa. No. È un liquido che non ti stufa. E poi secondo me se lo buttate dentro una bella poddina con una resistenza mesh tipo la Drag X, quelle sì. Poddine lì di adesso, comunque, tutto il giorno spacca. Comunque pacca. Buono. Aspetta un attimo. Buonissimo. Io proprio lo promuovo a pieni voti. Bogie. Man. Sarebbe l'uomo nero. L'uomo paura. L'uomo che fa paura. Sì. Però non fa paura, spacca. Buonissimo. È andato in lavagnetta anche questo. Ovviamente io ho scritto di merda, però vabbè, oggi la regia non c'è, quindi... Allora, prossimamente vedrete anche lui in diretta a fare le recensioni in live, però oggi è la prima volta, bisogna fare con calma. E ci vediamo la prossima volta, grazie a Eddie e Antonio. Antonio per aver fatto questo capolavoro. G-Spot Flavor. Seguiteli in giro dappertutto perché spaccano. E... Va bene, ciao. I'm a girl.
girls with the nails done.